Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare degli ultimi due libri letti. Ho pensato di fare video ogni due, tre libri letti perché io sono una che chiacchiera, chiacchiera senza dir niente. Alla fine faccio dei video lunghissimi e quindi non ha senso. Insomma, magari con due libri riesco a contenermi con le parole e quindi non faccio dei video che durano quanto Ben-Hur. Allora, il primo libro di cui vi parlo è Annientamento di Jeff Van der Meer, Van der Meer, secondo me è Van der Meer, comunque questo. Il libro del momento. Lo chiamo libro del momento perché ho visto diversi video su YouTube di gente o che l'ha comprato o che ne ha parlato e mi ha molto incuriosito. Quando ho iniziato a leggere questo libro, appunto come ho già detto prima nel video precedente, mi sembrava di essere dentro una puntata di Lost, perché è molto strano. In pratica, quando ho chiuso il libro, quando l'ho finito, ho detto non ci ho capito niente. Comunque, partiamo dall'inizio. Questo fa parte della trilogia dell'Area X. Gli altri due libri non ho capito se uno è già uscito e l'altro esce a settembre, o se sono già usciti tutti e due, ma credo che uno debba ancora uscire. E gli altri due si chiamano, non mi ricordo più come si intitolano. Comunque, il libro è ambientato appunto in questa area X. Inizialmente non capiamo bene di che cosa si tratta, di come mai sia diventata l'area X. Dopo, verso metà libro, capiamo che lì c'è stato un non precisato disastro ecologico e quindi quest'area è un'area, faccio anche fatica a descriverlo perché è tutto così fumoso, vago anche nel libro, no? È una zona dove quasi le leggi fisiche non esistono o sono diverse da quelle che ci sono nella nostra dimensione, quasi se fosse come un'altra dimensione. Il libro è in prima persona singolare. Le protagoniste sono quattro. Sono l'antropologa, un'antropologa, una topologa, una mi viene la parola psichiatra, ma una psicologa e una biologa. E il libro è scritto in prima persona dalla biologa come se fosse un diario. Loro infatti devono scrivere un diario che riguarda la loro esperienza. In quest'area X sono state fatte diverse spedizioni, di cui o i protagonisti, quelli che sono andati in spedizione, non sono tornati, oppure sono tornati o pazzi o come se non come se fossero tornate delle altre persone, insomma. Non si riesce ancora a capire che cosa succede in quest'area X. Questa è la prima spedizione, se non mi sbaglio, la undicesima, dove sono tutte quante donne. Non conosciamo i nomi di queste donne, neanche fra di loro si conoscono e non sono nemmeno donne legate, non so, da amicizia, da stima, sembrano quattro persone messe lì insieme perché hanno le caratteristiche giuste per investigare quest'area X. Leggendo il libro si ha una sensazione di straniamento. È molto psicologico questo libro, nel senso che secondo me indaga la psiche delle persone. La psiche delle persone a contatto con la natura, secondo me. È un libro fatto di sensazioni. Per esempio, all'inizio del libro ci viene narrato che queste donne trovano in quest'area X una torre. Allora, loro entrano e c'è questo campo base, che è quello lasciato anche dai precedenti esploratori. Loro hanno delle cartine topografiche di questa zona e vicino al campo base trovano una torre, che però non è una torre. La biologa la chiama una torre, ma è una torre all'incontrario, nel senso è come se fosse una torre infilata dentro nel terreno. È una torre che sembra quasi viva. Non è una torre di cemento, di sassi, di mattoni, insomma, è una cosa molto strana, è molto difficile spiegarmi anche perché è tutto così
Poi, per esempio, queste donne non hanno strumenti tecnologici e quindi le loro, sì, hanno la pila, hanno, ma non hanno computer o strumenti, che ne so, per misurare la radioattività o cose del genere. Per cui è tutto molto primitivo e loro devono capire con la loro intelligenza quello che sta succedendo. Non possono analizzare. Sì, prendono dei campioni, poi li analizzano al microscopio, però insomma non è una ricerca tecnologica, insomma, aiutati dalla tecnologia. Quindi è un libro molto strano. Non so dire se mi è piaciuto, perché non ci ho capito niente. Nel senso, sì, bello lo stile, lato psicologico della cosa, però è appunto è come Lost, che sì, tu lo guardi, bello, però cosa hai capito veramente? Non so, io ho i miei dubbi. Voglio sicuramente andare avanti con la trilogia perché sono sicura che poi certi dubbi che ho mi verranno svelati. Io non ve ne ho parlato tanto perché non voglio fare degli spoiler. C'è anche una pseudotrama, secondo me, al di fuori dello scoprire di cosa c'è dentro in questa area X. E poi, vabbè, si scoprirà poi con gli altri libri, spero. E quindi sì, ve lo consiglio come lettura, però dire che mi è piaciuto tantissimo, no, quello non riesco a dirlo. Un altro libro ci ho messo tantissimo a leggere, dove l'ho messo? Tantissimo a leggere nel senso che l'ho comprato ed è rimasto nella libreria per qualche anno perché avevo paura che era un libro troppo duro, troppo crudo. È la trilogia della città di K. Voglio farvi vedere anche il segnalibro che ho usato per questo libro. Questa è una cartolina di Matera con la neve. Sono stata a Matera quest'estate a visitarla, è un posto bellissimo. Che consiglio a chi vuole andarci, è veramente stupendo. Non immaginavo così bello e andateci. Vabbè, comunque torniamo alla trilogia della città di K. Agota Christoph è una scrittrice ungherese che per via della guerra si è rifugiata in Svizzera, dove lì è rimasta fino alla sua morte nel 2011. Questo libro è stato scritto in francese, che non è la sua lingua e che lei non sapeva, soprattutto scritto, non lo sapeva tanto bene. Infatti, nei suoi libri, adesso, poi penso che ci sia stato un lavoro di editing, però anche lei quando scriveva faceva i suoi errori, no? Il primo libro nella trilogia, cioè Il Grande Quaderno, è uscito nel 1986 in Francia ed è stato un caso editoriale clamoroso, insomma. Dopodiché sono usciti i secondi, La prova e La terza menzogna, e alla fine Einaudi ha pensato bene di fare un libro unico. In effetti non è tanto grande come libro. Normalmente quando ci sono delle trilogie in un libro solo sono libroni enormi, mentre questo ha appena 379 pagine. Non so se si vede. E poi secondo me bisogna leggerlo tutto insieme, leggerlo separato, secondo me si perdono dei pezzi che invece è meglio tenere subito la memoria bella fresca di quello scritto in precedenza. Allora, il primo libro, Il Grande Quaderno, mi è piaciuto tantissimo. Appunto, è la storia di questi due gemellini, fratelli gemelli, che vengono lasciati dalla mamma che abitava nella grande città, non sappiamo dove è ambientato. Si capisce che siamo in una città dell'est, ma dove esattamente non si sa, l'autrice non lo dice. In questa grande città c'è la guerra e quindi mancano i viveri, ci sono i bombardamenti, quindi la mamma li porta ad abitare dalla nonna dove è un attimino più tranquilla. La nonna viene chiamata la strega perché è sospettata di aver ucciso il marito con il veleno, avvelenandolo. E questa strega è veramente una strega, cioè non ha nessun amore per i bambini, li fa dormire per terra, non gli procura da mangiare. Insomma, questi bambini, nonostante siano dalla nonna, che è un posto un po' più tranquillo, hanno una vita durissima. E questa vita durissima li tempra, forgia il loro carattere. Ma loro, comunque, nonostante tutto, non si perdono d'animo. La nonna non gli vuole bene, vabbè, chi se ne frega. Insomma, non dicono chi se ne frega, ma cercano di soffrire il meno possibile per il fatto che non sono amati. Anzi, loro cercano anche di non soffrire a livello fisico. E si procurano dolore uno con l'altro,
nel momento in cui si procurano dolore dicono io non sento male, finché alla fine si riescono a convincere che non hanno dolore. E così loro riescono a superare tutte le difficoltà della guerra, il fatto che non c'è da mangiare. Loro istituiscono un giorno che digiunano, anche se hanno fame, uguale, loro digiunano. E fanno degli esercizi di immobilità, si mettono lì come se fossero morti e stanno immobili, non parlano, non fanno niente finché non è finito tutto questo esercizio. Loro vivono molto all'unisono uno con l'altro. E che altro dire? Lo stile in cui è scritto il primo libro è scritto in prima persona plurale, appunto come se fosse un diario che scrive uno dei due fratelli, ma scrive sempre noi. È come se due persone fossero una, perché fanno sempre la stessa cosa, sono sempre insieme, qualsiasi cosa la pensano insieme e tutto quanto. Sono anche abbastanza cinici, sono diventati cinici. A cercare di sopravvivere sia alle brutture della guerra sia alle brutture della nonna. E anche in questo primo libro non ci sono nomi, non sappiamo come si chiamano i due fratelli. La nonna viene chiamata nonna con la N maiuscola, la mamma viene chiamata mamma sempre con la M maiuscola, il papà padre con la P maiuscola. Quindi quando io ho letto la trama di questo libro e di questi due bambini alle prese con la guerra, pensavo appunto che fosse una cosa dura, che ti stringesse il cuore. E invece sì, ti stringe il cuore perché se stai a riflettere a quello che capita a questi bambini, però io l'ho un po' paragonato alla Vita è bella e al fatto che Benigni, per farvi capire, no? Benigni cerca di addolcire quello che succede nel campo di concentramento per non far soffrire il bambino. E la stessa cosa, secondo me, fa anche l'autrice. Sì, ci presenta cose brutte, cose agghiaccianti, ma con uno stile che non ti fa soffrire, che anzi a volte sorridi anche per quello che combinano questi due. Questo è il primo. Il primo libro sono capitoli molto corti, due facciate. Una facciata e mezza, frasi molto corte, pochissime descrizioni, la maggior parte sono dialoghi. Il secondo libro, La prova, qui cambia. Conosciamo i nomi dei due fratelli, al che a me si è accesa una lampadina, ma non vi dico perché sono cose che dovete scoprire man mano. Io quando ho scoperto questa ho pensato, ah, sei un genio, hai capito tutto. Quindi qua cominciamo a sapere come si chiamano i bambini. Che diventano grandi e vediamo cosa succede quando soprattutto uno dei due diventa grande. E qua abbiamo uno stile diverso, abbiamo le descrizioni, questo è scritto in terza persona, singolare. È un libro completamente diverso dal primo, secondo me. Non voglio dire altro perché secondo me qualsiasi cosa che dico è uno spoiler, poi vi spiego perché. Il terzo libro si intitola La terza menzogna. La terza menzogna invece è scritta in prima persona singolare da uno dei due fratelli. Allora, se leggendo il primo libro dite ho capito tutto, leggendo il secondo libro vi viene il dubbio che non avete capito tutto, però da alcuni indizi pensate no, sì, prima avevo capito sbagliato, adesso ho capito tutto, con il terzo libro l'autrice ci vi dice no, non hai capito niente. L'autrice col terzo libro ti gira la frittata e ti fa vedere un'altra storia. E quindi alla fine, quando finisci tutti e tre i libri, dici: ma cioè, qual è la storia vera? È la terza? È la prima? Rimani con questo dubbio, no? E io ho pensato: ma tu guarda, ho letto due libri che sono collegati uno con l'altro, perché Annientamento. Ho chiuso il libro e ho detto, ma ho capito quello che ho letto. Trilogia della città di K, anche lì è finita, ho detto, ma allora cos'è che ho capito qua? È forte. E poi tra l'altro, adesso sto leggendo un altro libro che secondo me è anche collegato alla trilogia della città di K. È una cosa curiosa, è come se fosse un domino, no? Finisco con Annientamento, un libro che non ho capito granché. Passo alla trilogia della città di K ambientata durante la guerra,
che anche lì non si capisce un granché. Adesso sto leggendo un libro che è ambientato dopo la guerra, che si intitola La società letteraria di Guernsey, un libro molto carino di cui vi parlerò quando ho finito, l'ho iniziato ieri o l'altro ieri. E che dire di questa trilogia della città di K? Qui c'è scritto una favola nera dove tutto può essere il contrario di tutto. E in effetti è vero, favola è per come è raccontato il primo libro, favola perché questi due bambini cercano un modo per non soffrire e secondo me lo trovano, ma è una favola nera. Un libro molto consigliato, non è duro da leggere, certo ti fa riflettere, ti fa vedere le brutture della guerra, però non te le butta lì come un pugno nello stomaco, ecco. E quindi sono rimasta dispiaciuta che non l'ho letto subito appena comprato, che l'ho tenuto lì per paura di mettermi a piangere leggendo un libro. E basta, sto guardando i miei appunti. Ho detto tutto degli appunti che ho preso e quindi io chiudo qua. Vi saluto. Ciao e grazie per aver visto il video.